Siamo con Angelica Romano, presidente dell'associazione Un Ponte Per. Di cosa si occupa la sua associazione? Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Sono co-presidente di un'associazione, il nome è Un Ponte Per, siamo un ONG, cioè un'organizzazione non governativa, un'organizzazione che fa cooperazione e solidarietà internazionale. Siamo nati nel 91, 1991, quindi all'indomani della prima guerra del Golfo, e lavoriamo in Italia, nei Balcani e soprattutto nel Medio Oriente. Iraq è il primo paese in cui abbiamo cominciato a lavorare, proprio quando scoppiò, la guerra contro l'Iraq, per stare vicino alla popolazione civile, e da allora siamo lì con tantissimi progetti e cerchiamo di costruire ponti, gemellaggi, attività tra scuole in Italia e scuole in Iraq, ma anche in Libano, e poi abbiamo attività in Giordania e nel nord-est della Siria. Quindi nella parte liberata dall'ISIS, quello che chiamiamo ISIS e che loro chiamano Daesh, nel nord della Siria, e che purtroppo dall'anno scorso è sotto attacco dello Stato turco. Quindi la Turchia invade continuamente questa regione a nord della Siria, che era stata liberata e dove c'era tutto un lavoro di ricostruzione e anche di amministrazione separata rispetto allo Stato siriano di Damasco, in cui, tra le altre cose, ci sono tante etnie. La più conosciuta e sicuramente anche la più maltrattata dalla storia è quella curda, e le donne curde in questa liberazione e in questa sperimentazione di Nes, cioè di questo nuovo stato che sorgeva nella regione del Rojava, hanno avuto ed hanno un ruolo fondamentale. Oggi la situazione è ancora più complicata perché il Covid è arrivato anche lì e quindi diciamo, è difficile adesso gestire un paese distrutto, paesi come l'Iraq e il nord-est della Siria, distrutti da tanti anni di guerra, da tanti anni di violenza, da continui bombardamenti che arrivano anche in Iraq, perché nel nord Iraq la Turchia ha continuato a fare incursioni e quindi in qualche modo a bloccare quello che è il normale progresso, distruggendo, creando paura, tensione, complicando tutto quello che serve per la ricostruzione. E la nostra associazione si preoccupa di costruire dei ponti, si chiama Un Ponte Per, questo è il simbolo, e perché praticamente costruiamo dei ponti tra le popolazioni. Noi pensiamo che le guerre le scelgono sempre i governi potenti, i dittatori, come sta facendo Erdogan, che è presidente della Turchia in questo momento, ma che si è trasformato prima nel suo paese e poi nelle politiche nei confronti di altri paesi confinanti e non solo altri paesi del Mediterraneo, un vero e proprio dittatore. E quindi, mentre loro uccidono e portano avanti i loro piani strategici per arricchirsi, per diventare potenti, sulla pelle delle donne, dei bambini, delle bambine, dei ragazzi, noi abbiamo deciso di lavorare con la popolazione civile, cioè di essere accanto e di dare voce proprio a quelle ragazze, a quei ragazzi, a quei giovani, a quelle donne, a quegli uomini che vivono quei paesi, in quei paesi e che subiscono sulla propria pelle tutti i giorni le scelte di altri, dei potenti.
L'obiettivo della sua associazione è molto ambizioso e difficile. Quali sono i principali ostacoli che incontra nel cercare di realizzarlo? Sì, abbiamo degli obiettivi anche molto ambiziosi, ma le difficoltà sono tante. Intanto io sono qui a rappresentare un'associazione che in Italia ha tantissimi soci, socie, sostenitori, amiche, compagne e anche abbiamo creato una rete di associazioni piccole, piccolissime, grandi, nei paesi in cui operiamo, perché cerchiamo con loro di fare sinergia insieme, rafforzando le comunità locali. E quindi e abbiamo tante donne e uomini che lavorano con noi, sia in Siria sia in Giordania, in Iraq in particolare e anche in Libano. Le difficoltà sono tante. Per esempio, l'anno scorso avevamo finalmente, dopo tanti anni di ricostruzione, il conflitto in Siria è, diciamo, esploso nel 2011. Finalmente, dopo un po' di anni, si stava normalizzando. Abbiamo aiutato a ricostruire degli ospedali e dei punti sanitari importanti, perché di riferimento insieme alla mezzaluna curda, e poi l'anno scorso i bombardamenti turchi hanno sparato sulle nostre ambulanze, dove c'erano i medici della mezzaluna curda che andavano in giro a portare soccorsi alle persone ferite, che cercavano di trasportarle in ospedale. Quindi è un continuo problema di affrontare, è un continuo problema tutto. Bisogna affrontare le difficoltà che adesso sta portando il Covid. In Libano c'è stata una grandissima crisi economica, ci sono state delle importanti anche rivolte giovanili a seguito della crisi economica. E poi su questo, come forse avrete saputo, neanche tantissimo tempo fa, qualche mese fa, c'è stata poi un'esplosione importante nel porto di Beirut, la capitale, che ha distrutto questa città gigantesca, magnifica, storica. Ricordate i libanesi, l'abbiamo studiato nella storia, no? Quanto siano stati importanti per lo sviluppo di tutto il Mediterraneo. Ecco, questo ha distrutto la casa e, per esempio, quella che era fino a qualche mese prima la sede della nostra associazione. Quindi bisogna ogni volta ricominciare da capo. E così sta succedendo adesso, che portiamo per esempio gli aiuti tra un confine e l'altro, ogni volta ci sono difficoltà. Le nostre coraggiosissime operatrici sono le uniche che, di fronte al pericolo del Covid, sono andati in posti completamente dimenticati, villaggi, nei centri, nei campi profughi nel nord Iraq o in Siria, per spiegare cosa fu alle persone affollate, ammassate e dimenticate lì, purtroppo, non solo dal governo, ma soprattutto dalla comunità internazionale, perché noi ignoriamo quello che sta accadendo dall'altra parte del Mediterraneo, continuiamo a non vedere, siamo completamente, diciamo, soprattutto in Italia, rispetto agli altri paesi europei, abbiamo purtroppo una televisione, media, cultura molto centrata su di noi e non guardiamo quello che accade fuori dai nostri confini. Ed è una cosa importante, perché in una società così interconnessa, così globalizzata, non possiamo ignorare cosa accada accanto a noi. È molto importante, ed è importante soprattutto per i giovani crescere con una prospettiva internazionale.
Noi tutti i giorni guardiamo la televisione e vediamo film fatti o fiction, per esempio, fatte in Turchia. Ma che sappiamo di questo paese splendido, meraviglioso, che apre le porte all'Oriente ed è per l'Oriente le porte dell'Occidente? Quanto sappiamo della politica e della dittatura di Erdogan che ha zittito i giovani che erano scesi nelle piazze, che li ha repressi? Idem in Iraq, c'è stato un movimento giovanile incredibile, forte contro la corruzione di quel paese, contro una ricostruzione fatta di lobby per chiedere la democrazia, per chiedere l'uguaglianza. E per esempio un ruolo fondamentale hanno avuto le giovani donne. E noi non ne conosciamo tanto, non sappiamo, non abbiamo raccontato, almeno noi di un Pontefer ci proviamo, ma in Italia, nei nostri media, nelle nostre televisioni, non si è raccontato dello sforzo enorme anche della repressione piuttosto noiosa con cui ha risposto il governo iracheno nei confronti di queste giovani donne e queste giovani vite. Quindi le difficoltà sono nel far conoscere le cose, nel far passare gli aiuti, nei passaggi, soprattutto immaginate in questa fase di Covid, nei passaggi delle frontiere, no? Dove tutti si chiudono perché oggettivamente se il Covid mette in crisi la sanità, il sistema sanitario italiano, che è una. L'Italia è una delle potenze mondiali, no? L'ottavo paese per ricchezza, settimo, ottavo, e sicuramente che ha un sistema sanitario migliore rispetto a tanti altri paesi dove o non c'è o se c'è e funziona bene è soltanto privato, quindi solo i ricchi possono salvarsi. Quindi noi nella nostra sfortuna siamo sicuramente un paese molto fortunato. E questo sistema sanitario in altri luoghi è un miraggio, quindi loro hanno dovuto chiudere per proteggersi, visto che non hanno neanche un terzo dei, per esempio, posti ospedalieri disponibili, per dirti solo alcune delle difficoltà. Per non parlare del fatto che tutti i giorni assistiamo a situazioni orribili, no? Vediamo giovani amiche che sono finite, sono sparite, per esempio in Iraq, che erano attiviste o attivisti importanti dei movimenti giovanili e che spariscono o perché li ha presi la polizia irachena o le famose milizie. Qualcuno è tornato a casa, molti non sono tornati ed è difficile, diciamo, lavorare in queste condizioni. Oppure vediamo situazioni assurde, bambini, donne ammassati in campi profughi perché nel nord Iraq o in Siria completamente lasciati a se stessi, quindi alla fame, alla povertà educativa, non possono studiare. Ci sono ragazzi che sono nati in Siria durante il conflitto e che non hanno avuto la possibilità di seguire neanche, diciamo, le scuole elementari. Sono scappati negli anni. Per esempio, quando c'era la guerra in Iraq, noi abbiamo visto passare, scappare tanta gente dall'Iraq per salvarsi la vita e andare in Siria. Quando un po' di anni fa sono cominciati i conflitti in Siria, molte di queste persone sono dovute riscappare, quindi donne con aggrappati i loro bambini, uomini, ragazzi che portavano i fratellini più piccoli, sono dovuti riscappare e tornare in Iraq. E una vita così è una vita difficile. Queste sono alcuni parte dei destinatari delle nostre attività e delle nostre azioni.
Il tema di questa puntata è appunto la guerra, un argomento che sembra molto lontano da noi. Secondo lei è giusto spiegare anche ai bambini che non la vivono direttamente cos'è la guerra? Certo che è importante. Noi l'abbiamo persa nella nostra memoria perché non abbiamo più i nonni e i bisnonni che ce la raccontano. Ed è una cosa gravissima perché è una minaccia sempre presente. Vedete, anche l'Unione Europea, di cui a volte sentiamo parlare così male, è nata proprio dalla volontà dei nostri nonni e dei nostri bisnonni per fermare la guerra, perché è distruzione, significa non avere più la serenità di affrontare la giornata, significa svegliarsi con i bombardamenti, perdere la madre, il padre, le persone care, i fratellini, le sorelline, gli amici, le amiche. Significa, non so, per esempio, non poter più rivedere il proprio fidanzatino perché non sai se è rimasto sotto un bombardamento, se è dovuto scappare con la famiglia. Significa che se sei ferito, non è facile trovare, un'ambulanza e un ospedale, oppure magari con grande fatica riuscire a trovare soccorsi e arrivare in ospedale per poi vedere l'ospedale bombardato. Significa perdere tutto il sistema di riferimento del quotidiano, della serenità. Ovviamente in tutto questo è difficile continuare a lavorare, quindi percepire soldi, e in guerra servono i soldi. E anche qui soltanto i più ricchi, quelli che avevano soldi da parte, quelle famiglie più facoltose, riescono magari a comprare un passaggio per andare in un altro paese, e invece di finire in un campo profughi super affollato in Libano, magari riescono a prendere un aereo, un volo, un barcone per arrivare in Grecia e quindi in Europa. E magari parliamo di professionisti, di medici, di famiglie, di persone che hanno sempre lavorato e che quindi sono stati più fortunati degli altri a riuscire a raggiungere le sponde dell'Occidente. Questa è sicuramente una delle questioni che dovremmo affrontare. Siamo fortunati e dobbiamo però fare attenzione. Per questo dicevo prima che l'Italia e anche a scuola dobbiamo parlare di guerra, perché è un pericolo sempre incombente. In questo momento, mentre noi siamo qui in questa intervista, a fare la scuola con la nostra didattica a distanza, a preoccuparci giustamente del Covid, dobbiamo sapere che ci sono tantissimi conflitti in corso, veramente tanti, più di 100. Alcuni sono detti conflitti a bassa intensità, ma altre sono vere e proprie guerre. C'è gente che sta combattendo, che sta scappando in questo stesso momento in molte parti della terra. E dobbiamo parlarne e dobbiamo sapere che cos'è, perché è un pericolo incombente sempre su tutti quanti. E dobbiamo sapere anche quali sono gli strumenti. Perché oggi in Italia non c'è la guerra? Perché, dicevo prima, molti hanno lavorato in passato per evitare che accadesse. La creazione dell'Unione Europea è riuscita a mettere la guerra e i conflitti ai margini. Quindi abbiamo dei paesi in guerra, come per esempio in questo momento in Armenia, che non è ai margini dell'Europa, cioè lungo i confini esterni. Quindi questa Europa è importantissima e serve per questo. E troppo spesso viene dimenticato, anche quando ce ne parlano i giornali o i politici. Gli stessi nostri politici sono quelli che si devono preoccupare che l'Italia non entri in guerra. E invece sono quelli che spesso danno tantissimi soldi sottratti alla scuola e sottratti alla sanità per finanziare missioni di guerra all'estero. L'Italia in questo momento è impegnata in molte missioni di guerra.
Io vi sfido ad andare sul sito del nostro ministero a vedere quante sono le guerre in cui siamo impegnati. Quei soldi sarebbero invece utilissimi se spesi per comprare, ad esempio, i PC a tutti, i tablet a tutti gli studenti italiani che adesso sono a casa, per il Covid e che non hanno gli strumenti necessari, o alle scuole per dargli gli strumenti per mettere la didattica e la scuola in sicurezza. O ancora, non meno importante, per avere posti letto in ospedale, per avere posti medici al pronto soccorso. In questi giorni stiamo vedendo il pronto soccorso di tutta Italia, ma in particolare quelli della Campania, con file di autoambulanze lunghissime e persone che aspettano 12 ore per essere ricoverate. Oppure addirittura dopo 12 ore, 10 ore di attesa in un'ambulanza, devono tornare a casa perché non ci sono posti disponibili. Beh, quei soldi ci sono e vengono usati dall'Italia, purtroppo, per acquistare armamenti e per pagare missioni militari all'estero. Noi dovremmo parlare un po' di più di questo nelle nostre scuole, nelle nostre case, nelle nostre televisioni. Infatti, vi sono sempre più giovani che decidono di arruolarsi e quindi nell'esercito e quindi anche prendere parte a una guerra. Dall'altro lato, però, vi sono anche molti giovani che invece aderiscono a movimenti pacifisti. Secondo lei è una questione solamente culturale o esistono anche altri fattori? Allora, intanto per molto tempo, di fronte alla disoccupazione giovanile e all'alto tasso di disoccupazione giovanile che abbiamo soprattutto nelle regioni del Sud Italia, l'arruolamento è stata una delle poche, come dire, possibilità di un lavoro fisso, di un lavoro statale. Scelgono di fare di arruolarsi per un anno o due con la speranza che questo poi gli faccia curriculum per entrare nelle forze di polizia nazionali o in altri corpi del genere. Questo è purtroppo un fatto. Accanto a questo c'è anche tantissima retorica, no, sulle forze armate, e questo è un problema, una retorica che è entrata spesso nelle scuole. Le forze armate dovrebbero entrare in gioco come nello spirito della Costituzione e di chi ha lavorato alla nostra Costituzione, che sono i padri costituenti, cioè quelli che hanno scritto le regole fondamentali su cui si basa la nostra comunità e il nostro paese Italia. Quei signori uscivano da due guerre mondiali che hanno distrutto tutte le famiglie, hanno lasciato ferite fortissime nelle persone che avevano perso i cari, ferite nel corpo ma anche nell'anima. Quelle ferite hanno aiutato a scrivere una Costituzione di grande ispirazione pacifista in cui il ruolo delle forze armate era sì necessario nella difesa del territorio nazionale. Purtroppo, da quelle meravigliose persone ad oggi, i politici che si sono alternati, forse più giovani, forse meno attenti alla storia, hanno in qualche modo trasformato e riletto la nostra Costituzione, dando alle forze armate un ruolo internazionale che non gli era stato richiesto. E quindi accanto a questo c'è tutta la retorica. È molto bello che un giovane si interessa e abbia voglia di occuparsi della sicurezza del proprio paese, ma questo lavoro può essere fatto in tantissimi modi. Abbiamo i corpi civili di pace, ad esempio, che sono corpi di giovani addestrati, ma non alle armi, ma alla conciliazione, e che hanno un ruolo importantissimo in tanti conflitti internazionali, però sono poco conosciuti.
E sai perché? Perché costano veramente poco, costano un centesimo delle missioni militari. Perché devono essere ragazzi o ragazze, donne, uomini preparati, colti, che sanno fare mediazione, che sanno intervenire in situazioni di prevenzione dei conflitti. E le loro missioni raggiungono gli obiettivi nel 99% dei casi, cioè sono efficaci nel 99% dei casi. Le missioni militari raggiungono gli obiettivi con una percentuale opposta, quindi quasi mai. Pensate alla guerra in Iraq che tanto ha distrutto, doveva essere una guerra lampo, doveva portare la democrazia, dal 1991 ad oggi ha portato violenza, guerra, sangue, povertà, miseria, difficoltà, cioè non è servita a nulla. Idem la nostra presenza in altri contesti internazionali. Nel 99% dei casi non è servita a nulla, non solo, ha un costo per tutti noi contribuenti e per lo Stato altissima. Eppure potremmo sostituirli con dei corpi civili di pace. Già molti altri paesi e già la stessa Unione Europea ha più volte ricordato la necessità all'Italia di creare dei corpi nazionali. Per adesso è solo una sperimentazione, è fatta con i più giovani che sta andando avanti con le difficoltà che ha trovato, soprattutto per quello che riguarda in questo momento le missioni internazionali, ma che comunque è un primo passo rispetto al quale dobbiamo maturare. Esistono altri paesi che da questo punto di vista sono all'avanguardia e dovremmo in qualche modo imparare da loro. E questo creerebbe moltissime opportunità di lavoro anche per giovani che hanno voglia di fare qualcosa per rendere questo mondo più giusto, no? Più solidale, per qualche modo contribuire a costruire un paese, Italia e, una società, e anche una comunità internazionale più equa. Noi non possiamo preoccuparci dei migranti quando li vediamo arrivare sulle nostre rive. Perché stanno scappando? Ma l'Italia c'entra qualcosa con quella gente che scappa? Diciamoci che l'Italia è, per esempio, in una parte dell'Africa da anni dove sta sfruttando tutte le risorse petrolifere o altre risorse di quei paesi, e impoverendoli, e poi vediamo. E poi gli effetti li vediamo sulle nostre sponde, quando i giovani di quei paesi scappano via perché sono stati impoveriti da decenni e decenni di politiche che li hanno resi alla fa portati alla fame. Quindi dobbiamo un po' guardare le cose con gli occhi, con una prospettiva più ampia e con un po' di visione. E quindi sì, è vero che ci sono tantissimi giovani. Che si stanno muovendo, che ogni giorno sono attivi, molti sono vicini alle nostre alla nostra associazione. Anzi, vi invito a guardare la nostra pagina Facebook unponteper.it, unponteper, oppure il sito unponteper.it. Esistono tanti modi per contribuire alla costruzione di un mondo più giusto, a maggior ragione in questo momento di grande difficoltà per tutti, perché purtroppo il Covid è diventata una sfida globale. Quindi questo è un momento in cui possiamo tutti dare un contributo, anche da casa nostra. Quando abbiamo finito la nostra didattica a distanza, possiamo passare su un sito, una pagina Facebook, partecipare a un webinar con altri giovani, altre giovani donne, altri giovani uomini, magari di altri paesi, insieme confrontarci su come costruire una città. Un mondo più giusto. Quindi sono contenta che le nuove generazioni siano più attente all'ambiente finalmente, però accanto a questo dobbiamo considerare e dobbiamo rimettere al centro dell'attenzione la questione delle guerre, perché non esiste nulla di più inquinante al mondo delle guerre,
e anche della produzione di armi, perché le industrie belliche sono molto molto inquinanti e in Italia ne abbiamo tantissime, in tutte le regioni. Noi siamo tra i più forti esportatori di armi a livello internazionale. E per un paese come il nostro, con una tradizione culturale, politica e religiosa di pace, non è una cosa bellissima. Bene, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito e complimenti ancora veramente per il lavoro che svolge. Arrivederci. Grazie a voi e grazie al festival che seguiamo con grande interesse tutti gli anni e speriamo di rivederci presto. Buona giornata. Speriamo, buona giornata. La prima domanda, siccome come ben, lo conosce benissimo il festival, ha collaborato con noi, è più o meno in linee generali i suoi progetti al momento per quanto riguarda l'ambiente e le soluzioni e le manovre che si attueranno, si spera a breve. Ma innanzitutto è per me molto importante, insomma, avere un piacere enorme conversare con voi e dedicare questi spazi all'ambiente. Una delle priorità su cui mi sto concentrando dopo aver per anni lavorato e portato alla conoscenza di quanto più persone possibile sulla storia delle ecomafie. I traffici illeciti dei rifiuti, dopo aver, come dire, coniato, ahimè, la terra dei fuochi nel lontano 2003 in un rapporto a Ecomafie di Legambiente, mi venne questa intuizione di racchiudere in poche parole la descrizione di un fenomeno. E quindi quello poi ha portato ad una serie di azioni che sono state compiute e che devono essere ancora fatte. Adesso come priorità, continuando ovviamente sempre su quell'impegno, ma con un ruolo diverso, la priorità fondamentale è quella di creare una rete delle isole ecologiche, per esempio, che ho realizzato nella città di Napoli. Non ce n'erano, io ne ho realizzate 10, alcune di queste sono anche ecosostenibili al 100%, cioè hanno una capacità di alimentarsi con energia solare, hanno a fianco proprio incorporato all'interno dell'isola ecologica un parco ambientale molto carino con un'aula didattica. E quindi una delle priorità è quella di fare la rete delle isole ecologiche. La seconda è quella di realizzare gli ecodistretti. Perché dopo che abbiamo messo a punto la questione dei rifiuti, ricordate che c'era un'emergenza, insomma, una decina di anni fa, con dei cumuli che arrivavano veramente sotto le finestre delle case, dopo aver affrontato insieme alla filiera istituzionale questo problema, adesso il punto è quello di realizzare gli ecodistretti e di realizzare gli impianti di compostaggio, che sono la frontiera, diciamo, avanzata per l'economia circolare, di cui tutti ne parlano, però poi tutti dimenticano che l'economia circolare si può fare, si deve fare, ma con gli impianti a disposizione. Senza gli impianti a disposizione, l'economia circolare rischia di non decollare. E quindi la priorità su cui impegnarsi è l'impiantistica utile per la raccolta differenziata e la valorizzazione della raccolta differenziata. Ok, diciamo che il piano, io ho letto un po' di lei, mi sono informata e anche appunto, sui sistemi delle isole ecologiche per l'attuazione di questo nuovo programma, però la mia domanda, noi parliamo di un territorio nel napoletano, ma della città di Napoli. Come lei sa, mi diceva, ha coniato un termine e ha fatto le indagini, quindi è nato poi il fenomeno della terra dei fuochi. Parliamo di aree che sono un po', vuol dire un po' anche parecchio, al di fuori dell'area di Napoli centro. Quindi in quelle aree poi cosa succederà?
Ma qui devo dire che ci viene incontro una riorganizzazione della legge regionale che prevede la nascita, sono già nati, per meglio dire, adesso la crescita degli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, che mettono insieme vari comuni in modo tale che la gestione dei rifiuti sarà fatta dagli ATO. Da questi ambiti, dove vari comuni si metteranno insieme e cercheranno di individuare delle politiche ambientali che siano innanzitutto omogenee per i comuni che ne fanno parte, ma che siano anche dall'altra parte individuate quelle soluzioni tecniche condivise. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una volta arrivavano i conflitti tra un comune e l'altro comune, perché vuoi fare l'impianto qui, lì non bisogna fare la famosa sindrome NIMBY. Con si cercherà invece di realizzare questi impianti intercomunali, cioè impianti che possono servire a più comuni. Io stesso faccio parte di un ATO, ho il piacere di essere insieme a tanti altri comuni di questi ATO e si stanno già iniziando a preparare i piani di ambito, cioè sono questi piani in cui saranno affrontati i temi dell'economia circolare, i temi dell'impiantistica, i temi dell'ottimizzazione del servizio su scala un po' più ampia, e questo non sarà fatto più in maniera singola per comune, ma sarà fatto insieme agli altri comuni. È un punto di svolta molto interessante perché anche le eventuali criticità o eventuali questioni che devono sorgere per dei legittimi dubbi dei cittadini, in quel caso non ci sarà una battaglia tra comuni, ma ci sarà una cooperazione tra comuni per risolvere anche questi problemi. Allora, sono veramente entusiasta di parlare con lei riguardo questa tematica perché mi tocca particolarmente, quindi la ringrazio anche per questo piano perché per quanto riguarda la collaborazione è un po' l'anello mancante, no, nel nostro paese, la collaborazione appunto tra comuni e quindi l'aiutarsi e sostenersi a vicenda. Però adesso mi sento di chiederle un'altra cosa, lei parlava di Ecomafi, si parlava, ecco, come sappiamo, sia collaborando con Libera che Barna Gaspot Festival, è sempre stato appunto un festival prodotto dalla legalità e quindi contro quelle che sono le mafie. Io ho sempre riscontrato il problema appunto delle infiltrazioni camorristiche nei comuni, no? Nella zona di Napoli e anche al di fuori. Quindi in quel caso molte volte che alcune attività oppure azioni non sono state poi messe in atto proprio per questa problematica che abbiamo noi a Napoli. Mi può correggere se mi sbaglio, ovviamente. No, devo dire, il rischio delle infiltrazioni era altissimo. Voglio dire che noi, faccio l'esempio della città di Napoli, perché è quella che come amministratore ho avuto l'onore, in questi anni. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stato tagliare gli appalti con i privati. E questo ha fatto sì che a Napoli nascesse la prima grande azienda pubblica, interamente pubblica, con un unico socio, che è quello il Comune di Napoli, per cui abbiamo completamente tagliato i ponti con quelli che erano i vari appalti giganteschi per la gestione dei rifiuti. Dalle esperienze che abbiamo accumulato e dalle esperienze estremamente positive della città di Napoli, si sta estendendo, si sta cercando di estendere anche negli altri comuni, ovviamente con quella logica a cui mi riferivo prima, cercando di estendere il modello dell'igiene pubblica, così come abbiamo fatto con l'acqua pubblica a Napoli, rispettando il referendum. Siamo una delle uniche città, delle poche città che in Italia ha rispettato il referendum con la volontà popolare di rendere l'acqua pubblica e quindi non con il profitto dei privati. Abbiamo fatto la stessa cosa con l'igiene urbana e con quelli che erano tutti, i settori della filiera della raccolta dei rifiuti, che per noi adesso è pubblica, interamente pubblica, con
con un controllo pubblico, con un unico socio che non ha come dire, come obiettivo fondamentale, essendo il socio il Comune di Napoli, quello del profitto, ma l'obiettivo è quello di rendere i servizi. Ovviamente questo deve fare i conti con la normativa, con alcune leggi che comunque ti impongono di essere competitivi e di essere anche economicamente competitivo. Ecco, questo è un aspetto molto importante. L'altro aspetto è quello di aver fatto tutti i protocolli per quanto riguarda, ed è una cosa fondamentale questa, per quanto riguarda il controllo degli appalti per le cosiddette filiere dei rifiuti speciali. Questo è un argomento molto importante. Lei ha fatto una domanda estremamente interessante, perché il nodo dei rifiuti speciali e dei rifiuti industriali rimane invece tutto aperto, perché la stragrande maggioranza degli impiantistiche è in mano ai privati, la stragrande maggioranza delle attività è in mano ai privati. Io non ho nulla contro i privati, assolutamente, anzi, ci sono dei privati che fanno un ottimo lavoro, ma lì bisogna stare molto attenti, perché adesso la nuova frontiera degli impianti, anche per i rifiuti speciali, anche per i rifiuti industriali, che poi sono i rifiuti che derivano da una stragrande maggioranza di materia che noi utilizziamo sotto forma di consumo. Tutto ciò che noi consumiamo, tutti gli oggetti che noi usiamo, sono prodotti dalle industrie manifatturiere e queste sviluppano e producono del materiale di scarto. Con l'economia circolare, quindi con i pacchetti di economia circolare, si deve fare adesso questo ulteriore passo, cioè che il sistema industriale deve riconvertirsi nel riutilizzo di queste materie, di questi scarti, in modo che non vanno nel circuito dei rifiuti, cercando di eliminare quanto più è possibile poi il problema dei trasporti a lunga distanza, ma cercando di farli rientrare in una sorta di rieconomia, come la definisco io, in modo che uno scarto di un materiale può essere rimesso nel riutilizzo perché può essere utilizzato per altro. Faccio un esempio molto pratico, così ci facciamo comprendere da tutti. Se io realizzo un vestito, i resti di quei tessuti possono essere utilizzati per fare dei pannelli fonoassorbenti e quindi però devono essere catalogati da una normativa che è appunto quella dell'economia circolare. Ecco, ma soprattutto dobbiamo stare attenti che i nuovi prodotti che noi utilizziamo non devono essere progettati per diventare rifiuti, ma devono essere progettati per essere reinseriti nel mercato del riutilizzo. Quindi si passa da un'economia appunto lineare ad un'economia circolare, cioè che si produce, si utilizza e si riutilizza. In questo e con questo meccanismo è l'arma vincente per impedire le infiltrazioni camorristiche e della malavita organizzata, perché più si va verso il riutilizzo e verso il recupero dei materiali, e meno opportunità si danno alla criminalità organizzata. Grazie. Io infatti mentre le parlava cercavo di ragionare proprio su questo fenomeno e diciamo che l'aspetto dell'economia circolare, come lei mi diceva, il riutilizzo quindi potrebbe da parte delle istituzioni, appunto come lei mi dice, si sono mosse, quindi ancora si stanno muovendo e quindi può essere attuato. Se mi permette, faccio cioè, la mia opinione è che ovviamente in questo caso può essere attuato nel momento in cui anche il cittadino venga educato al riutilizzo, insomma, e quindi a mettere in circolo appunto questo nuovo sistema. Quindi, leggendo di lei, appunto, si diceva un educatore ambientale da 25 anni. Come lei sa, il festival è formato da ragazzi, da studenti e quindi è parte dell'educazione, a mio avviso, anche inserire quello che è appunto la tematica dell'ambiente e quindi queste nostre problematiche. Cosa potrebbe in questo momento,
Cosa potremmo dire agli studenti in questo momento? Quale, anche attraverso un piccolo cambiamento, magari giornaliero, nelle attività che si possono fare anche da casa, non solo il riciclo, ma cosa potrebbe lei consigliare, diciamo, a uno studente, a un giovane di oggi, a favore dell'ambiente, per aiutare? Ma innanzitutto la prima cosa è guardare gli spot del festival, perché il Marano Ragazzi Spot Festival ha fatto in questi anni degli spot straordinari, ma ha fatto soprattutto della educazione ambientale un veicolo molto importante, sia per il modo in cui ha trattato gli argomenti, sia per il modo in cui ha fatto vedere gli argomenti. Quindi una delle prime cose, ma lo dico davvero con grande convinzione, è quella di guardare questi spot, perché anche quelli degli anni passati erano e sono estremamente validi. La seconda cosa è quella di evitare di essere, i ragazzi oggi hanno un compito, io dico, importante, perché in un mercato così libero di consumo, oggi noi con un click possiamo comprare delle cose. Questa è una grande opportunità, io lo dico con un punto interrogativo, attenzione, perché può essere anche un grande pericolo. Stiamo attenti agli imballaggi. Se fate caso, quando si compra qualcosa online, noi dobbiamo stare molto attenti perché innanzitutto queste merci hanno viaggiato tantissimo, con un impatto enorme sull'ambiente, e inoltre ci arrivano nelle nostre case sempre in un imballaggio, il cosiddetto packaging, molto, molto voluminoso. Quindi una prima attenzione è quella di scegliere prodotti a chilometro zero. Un'altra attenzione importante che si deve fare, che tutti devono fare, è di contribuire alle economie locali per lo sviluppo locale. E l'altra cosa importante è ridurre gli imballaggi. Guardate, uno dei problemi che sarà posto alle future generazioni sarà proprio quello della riduzione degli imballaggi. Vedete come negli ultimi tempi molte aziende, molti prodotti vengono pubblicizzati sempre di più con l'addizione sostenibile, ambientalmente, abbiamo ridotto la plastica. Bene, un consiglio che mi sento di dare ai ragazzi, e che ovviamente insieme a noi, insieme si può fare, è quella di leggere sempre attentamente l'etichetta di quando vedono queste confezioni. Abbiamo ridotto del 30% la plastica. Leggete attentamente e con occhio acuto. Alla fine, questi involucri, questi contenitori, vanno a finire nell'indifferenziato. Ci sono tantissime confezioni. Io mi diverto molto. Innanzitutto cerco sempre di comprare prodotti che abbiano la minor quantità di imballaggio. Amo molto i prodotti sfusi. Ma quando per necessità, perché non si trovano altri prodotti, mi diverto a conservare le confezioni vuote e poi me le studio. Questa è una cosa che all'inizio è un po' faticosa, poi dopo diventa divertente perché si vede che ancora molti di questi materiali finiscono nell'indifferenziato. L'altra cosa importante è quella di stare attenti ai consumi individuali. Noi oggi siamo iperconnessi, abbiamo una quantità di apparecchi elettronici e che una ricerca dice che vengono utilizzati con il 30% delle loro possibilità rispetto al 100% di una capacità tecnologica. Oggi noi le utilizziamo al 30%, quindi abbiamo anche una sovrapproduzione. Stare molto attenti all'usa e getta, stare molto attenti alla moda dell'ultimo telefonino. Sapete che per realizzare i telefonini si utilizzano le cosiddette terre rare, sono dei minerali, dei metalli che hanno un impatto sul nostro pianeta enorme. E la richiesta di questi materiali è pregiatissima, è elevatissima. Ci sono degli scontri economici tra le superpotenze per accaparrarsi questo materiale. Ecco perché consiglio sempre di utilizzare la tecnologia, ci mancherebbe, ma utilizzarla con criterio, senza correre
all'ultimo grido. Noi oggi stiamo realizzando questa conversazione con l'uso della tecnologia, ci mancherebbe altro, ma stare molto attenti a non correre sempre dietro all'ultimo grido, l'ultima moda e quindi un telefonino che magari ha onorato i 2 anni di attività è ancora perfettamente funzionante, però spesso si rincorrono le mode e si cambiano con grande facilità. Stiamo molto attenti. E in ultima considerazione, stiamo molto attenti ai consumi individuali. Nelle nostre case, la fonte energetica che costa zero, la fonte energetica che potrebbe già da domani mattina aiutare il nostro pianeta, è il risparmio. Nessuno lo mette al centro, ma risparmiare non costa nulla, anzi. E contribuisce a spegnere quanto più è possibile tutti gli elettrodomestici quando non si utilizzano, spegnere i televisori anche con lo stand-by, spegnere le apparecchiature con lo stand-by, insomma il risparmio e fare in modo che le nostre case siano dotate di apparecchiature a risparmio energetico. Qualche anno fa, quando si parlava di lampadine a risparmio energetico, sembrava una questione assolutamente di una nicchia di poche persone interessate. Oggi difficilmente troverete una lampadina incandescenza, non la troverete più, troverete lampadine a risparmio energetico. Quindi con le scelte del consumatore noi possiamo indirizzare i mercati, possiamo indirizzare verso la produzione ecosostenibile. Tutto parte dalle nostre scelte. Quindi se noi iniziamo a far sentire pesantemente con le nostre scelte di consumatore come risparmiare, come efficientare anche le nostre case, i nostri comportamenti, beh, questo è già un grande inizio perché la battaglia per i cambiamenti climatici, la battaglia per quello che dovrà essere la salvaguardia del nostro pianeta che ha poco tempo, guardate, io non sono un catastrofista, insomma, il futuro è ancora No, un futuro questa, prezioso, un futuro importante. Sì. sì. No, mi scusi se la interrompo perché sta arrivando già la prossima domanda, la prossima risposta in realtà, perché io le volevo dire grazie anche per aver, forse è un gioco di parole, non lo so, però insieme si può fare, era il nostro slogan del Ma ragazzi Spot Festival, perché io sono cresciuta con il festival, tanti anni fa c'era anche la canzone, si può fare, quindi tutti quanti insieme sono d'accordissimo. La mia domanda era proprio questa, siccome pochi mesi fa sul New York Times e poi diverse testate giornalistiche di seguito hanno pubblicato questa statistica che abbiamo solo 7 anni per salvare il mondo, e infatti io volevo dire, siccome c'è poco tempo e abbiamo visto soprattutto che durante tutto quest'anno, durante la pandemia, purtroppo notizie riguardo le notizie riguardo l'ambiente, le problematiche legate all'ambiente sono state un po', diciamo, come posso dire, schiacciate da quelli che sono i risultati e poi gli sviluppi, anche i miglioramenti, e poi dopo di nuovo la seconda ondata, quindi i peggioramenti che ci sono stati dopo della pandemia, le informazioni sono venute a mancare. Lei ha sentito, ha accusato questo colpo, insomma, di dove il sistema, la sostenibilità e tutto quello che è legato appunto all'ambiente è stato messo in secondo piano a causa della pandemia, della questione coronavirus. C'è stato un doppio aspetto. Innanzitutto va detto che l'impegno deve essere costante. Noi non possiamo pensare che solo una parte dei cittadini possa salvare il pianeta. Attenzione, dobbiamo essere tutti costanti. Bisogna fare uno sforzo anche incredibile nel convincere chi ancora adesso è distratto, perché ci sono molte persone che purtroppo pensano che il pianeta possa fare tutto da solo e quindi non è vero che siamo a questi livelli, invece non è così. Durante il Covid ci sono stati 2 aspetti molto interessanti, a parte la tragedia e che speriamo di uscirne il prima possibile e siamo ovviamente addolorati per le vittime, ma avete assistito nella prima parte del Covid dove erano centinaia e centinaia i commenti,
migliaia le persone che fotografavano il cielo che era più limpido, le acque che erano più trasparenti, i mari che iniziavano a ripopolarsi anche laddove vi era una scarsità di questa popolazione marina. Ebbene, finito, quindi c'era dappertutto una richiesta di ambiente, no? L'aria che era addirittura più respirabile, perché durante il lockdown i veicoli a scoppio erano assolutamente fermi. Immediatamente dopo il lockdown, però, cosa è successo? È successo che di ambiente non ne ha parlato più nessuno. Abbiamo dimenticato quella contemplazione, io l'ho definito l'ambientalismo estetico. Lo abbiamo assolutamente dimenticato e siamo ripiombati tutti di corsa a fare le stesse cose, a utilizzare la macchina quando non era necessario, a viaggiare in una sola persona in auto quando invece si potrebbero utilizzare i sistemi di car sharing e altri sistemi ancora, mettersi d'accordo con qualcuno, ovviamente sempre nel rispetto delle normative anti-Covid, ci mancherebbe altro. Però si sta facendo un ragionamento, quando l'epidemia sarà finita e ce lo auguriamo presto, cercare di evitare di parlare del rischio sanitario, perché il rischio sanitario è conclamato, quindi bisogna assolutamente fare attenzione e continuare, ma insieme a questo continuare anche a dire come in quei giorni si è avuto un cambiamento delle nostre abitudini e questo cambiamento delle nostre abitudini ha dato una grande mano all'ambiente. Ecco, ripercorrere ancora quello e parlare di ambiente anche durante un periodo di pandemia come questo potrebbe aiutare all'interno delle nostre case, potrebbe aiutare anche la riflessione di ognuno di noi a tenere a mente che il nostro pianeta ha raggiunto quel limite delle cosiddette sfruttamento delle risorse naturali. Io voglio ricordare che l'acqua che noi beviamo dal rubinetto non è un'acqua infinita, l'acqua è una risorsa che finirà se non stiamo attenti. L'acqua è una risorsa che ha bisogno e ha necessità, per esempio, di essere tutelata. Quindi, durante il lockdown, per esempio, abbiamo assistito tantissimo all'amore per il mare che era diventato trasparente. Abbiamo visto i fiumi, e mi riferisco in modo particolare al Sarno, che è uno dei fiumi più inquinati d'Europa, che aveva avuto addirittura dei miglioramenti. Ecco, noi dobbiamo pensare nel piccolo per pensare poi al nostro pianeta e agire nel piccolo per agire nel nostro pianeta. I nostri comportamenti, sembra strano, ma sono molto legati alla cosiddetta moltiplicazione delle attività. Non vorrei essere, come dire, dissacrante in un momento così bello, ma lo sciacquone del nostro water, se viene utilizzato con criterio, separando c'è la doppia pulsantiera, vanno usati i doppi pulsanti perché quelli sono 12 litri d'acqua ogni volta che vengono sprecati quando non c'è necessità. E bisogna stare attenzione, bisogna fare attenzione, bisogna stare molto attenti a dove quest'acqua va a finire, chiedere che vengano potenziati gli impianti di depurazione. Quindi parlare di ambiente anche durante le pandemie non è un sottovalutare la gravità della pandemia, ma è accoppiare a questa un richiamo a tutti nell'unità, come del resto ha fatto Papa Francesco. Papa Francesco ha fatto due encicliche straordinarie, la salvaguardia del creato e tutti i fratelli, è molto importante perché sono due temi che vanno insieme. Ci si salva tutti insieme e in poche parole si può fare. Infatti, per questo le dicevo educare e rieducare il cittadino, perché noi sembrava in un primo momento, come diceva nella prima fase, di aver capito, di aver gioito anche di tutte queste, di questi benefici che la pandemia aveva portato, perché io personalmente ero diventata fiduciosa in un cambiamento appunto positivo.
Però adesso purtroppo ho dovuto ricredermi poi dopo l'estate, effettivamente, perché si è ritornati a quello che, insomma, quello che era avvenuto. Quindi, come se effettivamente quei 2 mesi, 3 mesi, ok, abbiamo con tutte queste immagini del cielo più limpido, come diceva lei, l'aria più pulita, però effettivamente quello che a me serve in questo momento è continuare la mia vita senza attuare quel cambiamento. Quindi non c'è stato, almeno pare, che non ci sia stato alcun insegnamento da questo. Ovviamente non è giusto neanche fare tutto nell'erba un fascio, perché i cittadini poi non deve essere, come posso dire, un atteggiamento collettivo, non lo è sicuramente. Però io volevo chiederle un'altra cosa. Noi, per quanto riguarda le informazioni riguardo appunto tutti questi numeri, questo alto, ormai alto numero di morti nuovamente, abbiamo comunque anche accantonato il problema, come diceva lei, della terra dei fuochi, perché tutte le morti di cui si parla ad oggi sono solo legate al coronavirus. E quindi io, poi, facendo diverse interviste, inchieste nel territorio di Giugliano e nel Casertano, comunque ci sono tantissimi bambini, così anche come ovviamente adulti, ancora oggi soffrono e muoiono di cancro. Come potremmo gestire la situazione? Rispetto a alcune zone sono veramente state abbandonate dalle istituzioni e quindi come la gestirebbe la situazione? Ma qui va fatto un ragionamento molto forte nei prossimi mesi. Io devo dire, ho iniziato un'interlocuzione anche con alcuni ministri perché noi dobbiamo attuare per il Sud, in modo particolare per i comuni che ricadono nella terra dei fuochi, un grande piano nazionale di bonifica, perché le bonifiche stanno andando in maniera molto molto lenta. In alcune aree sono state fatte degli interventi finalmente dopo anni e anni, parliamo di 30 anni, sono passati 30 anni da quando hanno finalmente preso vita le prime forme di bonifica. Quindi la prima cosa da fare è quella di chiedere, e questo lo potrebbero fare tutti i comuni, speriamo nel più breve tempo possibile, appena passata questa pandemia, chiedere un piano straordinario per il Sud sulle bonifiche. La seconda cosa, approfittando dei fondi che l'Europa ha messo a disposizione per il cosiddetto Recovery Fund, che poi voglio chiarire, Next Generation si chiama il fondo, cioè la prossima generazione, l'Europa l'ha chiamato così, la prossima generazione, quindi sono fondi dedicati alla prossima generazione, riconvertire i nostri territori secondo la green economy. Economia verde, perché i terreni che sono stati contaminati una volta bonificati possono essere riconvertiti. La terza cosa è un grande presidio sanitario territoriale. Abbiamo ancora troppe persone che non hanno una capacità di cura al sud e quindi un grande piano sanitario per il sud con una riconversione della medicina territoriale e con riconversione di molti ospedali, far nascere i cosiddetti poli di eccellenza e di ricerca qui a sud, mettendo insieme imprese farmaceutiche, mettendo insieme enti di ricerca pubblica, mettendo insieme ospedali pubblici e investire qui con la prevenzione e con le cure del territorio e della persona. Sono tre assi fondamentali. E questa dovrebbe essere la nuova battaglia e la nuova frontiera che dovremmo portare tutti avanti, magari un po' meno di Facebook e un po' più di questi tre assi fondamentali per poi portare avanti quello che io chiamo i beni collettivi. Sono pienamente d'accordo, anche perché adesso ne parliamo. Io sono stata un po' più, forse, un po' più diciamo negativa rispetto a lei, però non è vero, ci credo tantissimo nella nostra generazione, credo veramente possiamo attuare dei cambiamenti
E ci credo veramente fermamente, quindi erano giusto delle curiosità che io avevo, diciamo, sulla sua opinione. Io la ringrazio di essere stata qui con noi, veramente, anche a nome di Rosario, di tutto il festival, e spero di rivederla l'anno prossimo. Insomma, che sia possibile effettuare un festival come sempre, quindi ci vedremo e sarà con noi lì a Marano. Bene, grazie a voi, un saluto a tutti gli organizzatori del festival, ma soprattutto a tutto il festival, perché è patrimonio di ognuno di noi. Io tutte le sigle le ho nella mente e nel cuore, perché il festival rappresenta un presidio e rappresenta la qualità culturale dei nostri territori. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata, grazie mille. Sarebbe l'ideale una piccola introduzione, giusto, di voi due, la vostra età, i nomi, e poi magari parliamo, del cortometraggio, dopo vi faccio le domande, però iniziamo un attimo così, giusto per introdurre, voi due. Allora, io sono Silvia, sono la sceneggiatrice e regista del cortometraggio Mi Tappo, ho 22 anni e sono di Roma. Sono Marcello, ho 22 anni e ho fatto l'operatore e direttore della fotografia nel corso di Silvia. Allora, ragazzi, il vostro cortometraggio ha un titolo un po' ambiguo, diciamo così, ha una doppia valenza, make up, wake up. In realtà Sì? l'abbiamo deciso che quando lo nominiamo è make up, perché sennò è proprio uno spoiler. Più che lo vediate durante il corso, il ribaltamento della storia. No, infatti è molto interessante sia come gioco, diciamo questa doppia valenza del titolo, sia anche proprio esteticamente, sai, il fatto che la M poi diventa una W è anche carino, ecco, anche da vedere, insomma, no, per l'occhio. Però entrando più nel dettaglio del vostro cortometraggio, da cosa nasce questa idea? Allora, io ho una particolarità, ovvero che quando inizio a scrivere un cortometraggio, inizio dal finale o dal titolo. E avevo in mente questo fatto, no? Che la doppia V ribaltata diventa una M, quindi l'ho un po' studiata come cosa, collegandola al fatto che la società odierna, diciamo che noi siamo, soprattutto le ragazze, piene di trucchi, no? Cioè, noi utilizziamo sempre dei trucchi per apparire come non siamo, perché vogliamo, diciamo, nascondere le nostre insicurezze. Poi nel mondo di oggi ormai c'è, anche i ragazzi hanno questo problema, perché appena vedono che un ragazzo magari è più debole, le persone tendono a bullizzarlo, e quindi lui si nasconde quello che è. E quindi il succo del cortometraggio è che bisogna spiegarsi, perché non è la parte che copriamo quella che deve emergere. L'importante sta sotto, in quel senso. Quindi, però, permettimi di un attimo chiederti questa cosa importante di Serena, la protagonista del cortometraggio. Noi sono d'accordo, l'idea del make-up, ecco che Serena è molto truccata, si vede all'inizio dove lei si scatta questi selfie per poi postarli sulla sua pagina, però non è solo una questione di... Come posso dire, di cambiare il suo volto, ma in generale Serena non accetta niente di se stessa, fa vedere che lei finge di avere un seno più grande, finge di avere i capelli colorati, insomma le ciglia, quindi sono tanti cambiamenti che lei ha attuato sul suo fisico, e poi si vede che quando lascia il cellulare si spoglia di tutto, no? Queste immagini che si susseguono molto belle, molto significative di come dietro ad un telefono lei è poi totalmente un'altra ragazza, anzi sente proprio il bisogno di togliersi questo trucco in fretta per poi rilassarsi, no? E io mi chiedevo cosa spinge Serena in questo caso
questa, essere così ossessionata per la perfezione? Allora, diciamo che oggi siamo tutti, allora, la società ci impone di essere come noi siamo, quindi Serena è una persona molto social, poi io avendo vissuto, diciamo, allo stesso modo di Serena, io ho un canale YouTube, quindi in realtà il mio canale YouTube nasce perché io voglio essere diversa dagli altri, molte persone mi hanno sempre imposto degli standard, quindi abbiamo questo in comune io e Serena. Serena però non sconfigge questi standard, non sconfigge l'idea che gli altri vogliono farsi di lei, ma anzi la incontro perché vuole diventare come vogliono gli altri, ancora non ha trovato se stessa, la nasconde. E questo perché la mamma è morta e il padre non è mai a casa, quindi non ha un affetto vicino che ogni giorno riesca a farle capire che va bene così. Quindi è questo che la spinge a mascherarsi, perché appunto niente contro il make-up o chi cambia, però diciamo il cambiamento di Serena è proprio esagerato, è portato all'esasperazione perché non accetta nulla di sé. Infatti, Silvia, io adesso sono, abbiamo aperto due tematiche molto importanti. La prima è che la tua idea, appunto, proprio tu sei una YouTuber, no? Quindi, come dicevi, la differenza tra te e Serena in questo caso possiamo anche dirla. Io un po' ho visto il tuo canale, ho visto, ecco, di, come approcci tu a questo mondo, che è quello virtuale. La tua semplicità ovviamente traspare rispetto a quello che è appunto Serena in questo caso, dove finge di essere quello che non è, diciamo così. Quindi tu volevi mettere anche su questo piano un uso differente, insomma, tra te e lei di quello che è il mondo virtuale? Sì, esatto. Io in realtà sono stata come Serena, cioè ognuno di noi ha avuto quel periodo in cui non ha, diciamo, non si è accettato e non ha scoperto la sua individualità, cioè ha sentito questa necessità di essere come tutti gli altri. Io anch'io come Serena ho avuto i capelli turchesi, io ho i denti larghi tra l'altro, e avevo messo l'apparecchio perché tutti mi giudicavano, tutti mi insultavano, mi dicevano c'è un dente che manda a quel paese l'altro, quindi anch'io ho avuto quel periodo in cui ho sentito la necessità di aggiustarmi, tra virgolette, però deve partire da noi, cioè l'aggiustarsi deve partire da noi, quindi sì, ho voluto mettere in scena questa differenza. Cioè, se io avessi continuato a comportarmi come Serena, probabilmente oggi non sarei così, sarei una persona totalmente diversa e fingerei di essere come non sono costantemente davanti agli altri. Il senso del cortometraggio è che non bisogna fingere. Cioè, se tu ti vuoi mettere una parrucca o vuoi colorarti i capelli, è perché questa cosa deve partire da te, non da quello che dicono gli altri, non da quello che dice, cioè, i capelli cotonati oppure quel colore fa schifo. Poi le persone sono molto, insomma, non hanno una dignità, nei confronti dell'altro sono sempre pronti a giudicare. Deve partire da noi il cambiamento, questo è il senso principale, sì. In realtà sì, no, sono d'accordo, anche perché tutti questi, c'è, cioè, questa immagine importante nel cortometraggio in cui il papà sta rientrando a casa, nel frattempo lei, Serena, sta leggendo tutti, insomma, i commenti che arrivano, e tutti questi commenti non sono solo positivi, ovviamente, sono anche opinioni negative che arrivano comunque a Serena, ma sembra che siano importantissime per lei, più di qualsiasi altra cosa, perché infatti il papà, tu mi parlavi di una mancanza di affetto, no? Parliamo di una mamma che non c'è, e un papà invece che non appena rientra le dice fammi compagnia in cucina, e soprattutto lì il commento, è lì l'opinione importante che arriva, perché lui le dice quanto sei bella, no? Quindi ce l'abbiamo un commento che lei magari potrebbe, grazie a quello, attuare un cambiamento nella sua vita, per dire c'è qualcuno di importante che realmente c'è, cioè, qui per me, insomma, che è mio padre, però preferisce, ecco, vivere questo mondo virtuale. Però la cosa
forse che dà un riscatto a Serena e alla fine del cortometraggio, aiutami, non so, a dire cos'è il vero o no, che lei vede l'immagine della mamma e riscopre un po' quella che è lei, cioè il suo piccolo mondo, no? In quella piccola scatolina. Sì, anche perché diciamo che lei tende a reprimere quello che è il suo passato, quindi non ha mai affrontato realmente il lutto della mamma, cioè tiene questa foto che è l'unico ricordo che ha di lei, che tiene vicino, e la tiene dentro un cassetto nascosto tra tutte le altre cose. Diciamo che il suo modo di nascondere la vera sé è il modo anche di non affrontare, di non guardare in faccia la realtà, perché probabilmente lei pensa che sarebbe troppo forte, troppo pesante da affrontare. Quindi è anche la tematica dell'elaborazione del lutto, cioè lei sente di poter elaborare, scusa, soltanto quando capisce che suo padre è vicino, che anche se non sta sempre a casa, la lei tiene. Giusto. E quindi diciamo questo cortometraggio nasce un po' da quella che è stata anche la tua scelta personale, la tua vita, ma il ruolo in questo caso invece Marcello, qual è? Insomma, ha aiutato Silvia in questa cosa? Come ti sei Sì. ritrovato? Come ha aiutato? Come è stato sviluppato il cortometraggio? E ce ne vuoi parlare? Sì, certo. È stato il primo cortometraggio di Silvia e devo dire che mi ha stupito come regista, perché io ne ho fatti altri, ma lei no. E devo dire che si è trovata subito pronta, organizzata, a dare precise indicazioni. Io ho cercato di aiutarla più che altro sul mondo della fotografia, della luce e della telecamera, cercando inquadrature comunque indicate da lei, in cui cercavo appunto di comporre ciò che cercavo di esprimere con la scrittura. È stato un corto fatto poco prima della quarantena, in un giorno, Il 6 ore, 5 non lo marzo so. l'abbiamo fatto. Quindi è stato molto organizzato in maniera stretta, diciamo, con i tempi, eccetera, quindi è stato molto difficile da quel punto di vista. Ciononostante, la tua inesperienza è uscito un premio molto bello, deciso e semplice, dice quello che vuole dire, è molto importante e difficile da esprimere, secondo me. Io in realtà, voi sapete, il cortometraggio sarà valutato da 5.000 ragazzi, una giuria di 5.000 ragazzi, e anche voi comunque più o meno, insomma, siete un po' più grandi, ma siamo ancora in quella fascia d'età, Ancora grazie. giusto un po', anche perché io mi sento in un altro, capisci? Però mi chiedevo, insomma, qual è il messaggio che volete dare a questi ragazzi, oltre il cortometraggio che abbiamo spiegato fino adesso? Cosa vogliamo dire a questa giuria? No, vabbè, comunque quello che riassunto Silvia è cercare di essere se stessi, perché come vediamo non si è felici, a meno che non si è fatto un affianco che ci vuole bene realmente, Una felicità apparente, una quella sui felicità social. apparente, esatto. Poi magari tutto il background che noi vediamo solo sui social di Serena è quello della realtà, cioè che magari a scuola si finge così per essere felice. Se qualcuno o qualcosa, oltre la perdita della madre, ha causato questo che sta adesso, no? Quindi è un po' ovviamente quello di essere più stessi. Poi diciamo che è un messaggio sia per i genitori che dovrebbero fare. Non tutti, però dei passi verso i figli, perché capisco che i genitori come Alberto Canevo, che è il nostro attore, come lui che lavora così tanto, persone che lavorano così tanto tendono magari a trascurare i figli. È anche una loro responsabilità, cioè se un figlio si perde è anche perché non c'è un dialogo con il genitore. E quindi io vorrei spingere sia le persone, sia i ragazzi che i genitori a venirsi incontro e soprattutto a questi ragazzi che ringrazio infinitamente perché per me è una bellissima esperienza far parte di questo festival. Vorrei dire di
diciamo, ok, ormai siamo tutti circondati da social, dalla tecnologia, però non vi dimenticate mai che la vita vera è un'altra cosa. Poi è brutto se magari a 20 anni lo capite, perché in questo modo vivete tutta l'adolescenza online e vi dimenticate dell'importanza della vita vera. Invece sono importanti anche i rapporti veri, le persone che vedete fisicamente, non soltanto i pregiudizi su cui vi basate online. Quanto l'ho detto, ecco. No, 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 sono d'accordo, è veramente un bel messaggio, ne abbiamo bisogno perché oggi, proprio come giornata, parlavamo appunto di social, parlavamo di questo fenomeno che diventa sempre più diffuso, soprattutto durante questo periodo, ecco, di lockdown, sai, c'è sempre più, come si dice, meno interesse nel cercare le cose semplici, trascorrono già in maniera più semplice rispetto a, cioè si preferisce, ecco, appunto, stare davanti al cellulare tutto il giorno, ma perché ci risulta automatico, no? E quindi è un messaggio importante da affrontare e ci tenevo appunto a sottolineare con voi questa, insomma, di farne un uso nel giusto, diciamo così. E volete aggiungere qualche altra cosa? C'è qualcosa in cui insomma sentite di dover dire in generale anche al Festival? Ovviamente anche noi ringraziamo voi di aver dato il vostro contributo e non lo so. Io ci tengo soltanto a dire sempre a questi ragazzi che mi stanno ascoltando che la cosa bella è la particolarità, la diversità, e questo lo capirete soltanto col tempo. Io l'ho capito, avevo sempre questa necessità di essere diversa dagli altri, infatti è anche per questo che adesso mi sto approcciando al mondo del cinema piuttosto che a quello di YouTube, perché ormai fanno tutto questo, tutti TikTok, YouTube, cioè cercate di essere diversi. Perché prima magari sì, il diverso viene più facilmente bullizzato, ma voi dovete far vedere che siete sicuri di voi stessi nell'essere diversi. Lo dovete credere in quello che vi rende diversi dagli altri. Cioè, Ma in è realtà, così infatti, difficile. quello che volevo dirti, Silvia, scusami se ti interrompo, la diversità, cioè il fatto di voler ricercare la diversità è anche, tra virgolette, non sbagliato come concetto, ma un po' sì per certi versi, perché la diversità lo crea la tua personalità, cioè nel senso quello che sei. Quindi non è un dover ricercare una diversità, è dover essere te stesso, come dicevamo prima. Quando sei te stesso, tu mi parlavi della questione dei denti, no? Io come altre persone, ognuno ha i propri, tra virgolette, difetti, se così vogliamo chiamare, ma sono particolarità che ti rendono quello che sei. E quindi le grandi star del cinema sono andate avanti, molte di loro proprio per qualche particolarità anche fisica o caratteriale, ovviamente, che poi l'hanno resa quella star, no? Così come nella letteratura, ognuno ha un suo stile, così come per tutto, così come per i pittori o per la musica. Di conseguenza è giusto parlare di diversità, ma è giusto anche affrontare il tema di particolarità della personalità, di quello che si è. Quindi Certo. a volte, ecco, la semplicità poi ti rende diverso, tra virgolette, ti rende Certo, unico, ma diverso, no? diciamo la diversità, noi siamo tutti diversi alla base, cioè c'è il detto, il mondo è bello perché è vario, quindi è inutile essere, cioè cercare di essere uguale a tutti gli altri, solo perché c'è quella che ha i capelli blu, allora li devo avere assolutamente anch'io, quella sta su Instagram e fa l'influencer, allora devo farlo anch'io. Cioè noi alla base siamo diversi, se vogliamo migliorare, cambiare, lo dobbiamo pensare noi, non dobbiamo dare retta agli altri. Cioè, uno può fare un commento per aiutarci, però il commento molto spesso è una critica. Io non credo poi tanto nelle critiche costruttive, in quello che ti dice, no, ma guarda, sei un po' brutta, sei un po' grassa, mettiti a dieta perché questa è una critica costruttiva, lo dico per il tuo bene. Cioè, lo saprò io, lo saprà mia madre, lo saprà il mio dottore. Quindi tenete al di fuori del vostro piccolo tutti gli altri giudizi, ci dovete pensare voi a voi stessi. Infatti, infatti, sono d'accordo, anche perché da qui, cioè,
dicevo, nasce appunto la mia affermazione del farne un buon uso, ma cosa significa questo buon uso? Cioè significa che l'opinione degli altri, in questo caso quelle che arrivano a Serena, sono delle opinioni che magari nascono da persone che soffrono anche di altre carenze o di altre problematiche, e quindi deve essere in quel caso non uno stop, non ci deve essere uno stop a queste opinioni, ma uno stop a Serena o a me o a te in generale, a quello che in quel momento pubblica un qualcosa e utilizza un dispositivo per entrare appunto su un social. Di stoppare cioè mettere un filtro a quell'opinione e alla mia persona, cioè dove quella opinione non deve intaccare quella che sono io, quella parte di me che già esiste, questo dicevo, né in aspetto positivo né in aspetto negativo, nel senso molte volte viene utilizzata un'opinione per quanto sei bella, che fisico, oppure che bella frase, insomma per darti un valore, ma non è neanche, non solo, non deve utilizzare, non deve essere neanche, come posso dire, entrambe le valenze, in aspetto negativo e positivo, non deve intaccare la mia persona, cioè neanche positivamente, non è il quanto sei bella online che deve arrivarmi, e non è neanche quanto sei grassa, quanto sei brutta, ecco, questo dicevo. Poi dipende sempre dal modo in cui una persona ti critica, perché anche dal Certo, gergo, dal assolutamente, comunicato. Infatti Serena sta proprio nel mondo che lei vuole solo commenti, cioè, infatti se ascolti bene sono commenti pesanti, quindi non sta tanto nella positività o negatività di quello che ti viene detto quanto nel modo, cioè ci sono commenti che vengono fatti in un modo talmente osceno che pure se sto bene, cioè, bisogna distaccarsi da quelle persone. sì, sono Quindi la d'accordo. pericolosità del tempo. Anche perché, ecco, come te Silvia, che hai deciso di intraprendere questa strada, bisogna avere veramente un'idea chiara di quello, che si è, proprio per evitare, che qualsiasi forma di, opinione o commento in quel caso non ti ferisca o qualsiasi altro sentimento possa scaturire. Quindi io penso, cioè sono completamente d'accordo, mi utilizzo anche, è un nuovo, le tecnologie sono importanti, ci aiutano tanto e quindi ci tengo, nel senso anche mi piace guardare, capito, canali YouTube, quindi anche io stessa seguendo il mondo del giornalismo, anche io faccio affidamento ai social, no? Per l'informazione e tutto. Però ci vuole veramente una personalità forte e determinata in quello e sa chi è, come te del resto mi parlavi prima, per affrontare questo mondo. Perché a volte può essere crudele, questo dicevo. No, nel senso non era un consiglio, ma era giusto uno scambio di opinioni con te, questo dicevo. No, assolutamente, ma anch'io non è che non esiste più il mondo dei social per me, però quando vedo tutte cose uguali, tutte persone uguali, come se fosse una fabbrica di merendine della Kinder, preferisco mangiarmi un po' piuttosto che sta online, capito? Poi sicuramente dopo questa emergenza del coronavirus staremo tutti meglio, riusciremo ad equilibrare meglio vita e social. Adesso diciamo, cerchiamo tutti di emergere, di far ridere, no? Sì. Ecco, stavo meglio prima, come tutti, insomma. No, però io comunque volevo farti i complimenti perché il cortometraggio veramente è un bel cortometraggio, veramente mi Grazie. ha emozionato anche l'immagine della mamma, l'immagine del papà, soprattutto come ti dicevo prima, quando c'è quel piccolo scambio dove lui le fa questo complimento e quindi veramente complimenti ragazzi, bravi. Grazie. E sono contenta di avervi conosciuto, che insomma i nostri ragazzi possano vedere il vostro cortometraggio e niente, se vogliamo, ci volete lasciare con un messaggio, non so, un saluto e. Allora, io nel mio canale dico sempre che si ama, quindi che si ama e
Grazie ancora per questa opportunità, indipendentemente dalla vittoria o meno, a me fa davvero molto piacere che così tanti ragazzi possano vedere il nostro cortometraggio e spero che lasci qualcosa. Poi il cortometraggio è anche nel mio canale YouTube, quindi se volete lasciare dei commenti, farmi sapere la vostra opinione, la vostra riflessione, io sto lì. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao, Ciao ciao. grazie. Una piccola introduzione di te, diciamo la tua età, che lavoro fai, da dove vieni, così poi introduciamo il cortometraggio. Ok, allora io sono Geraldino Attie, lavoro come videomaker e aspirante regista. Vivo a Roma, sono di Roma. Ok, il tuo cortometraggio A Better World si chiama, parla di una bambina che è Giulia. Io la prima domanda che ti farei così è proprio quella di parlarmi un po' del cortometraggio, da cosa nasce questa idea, e insomma come l'hai ideato. Allora, Un mondo migliore nasce nel momento in cui ho iniziato un pochino a chiedermi di come l'infanzia e i social andassero di pari passo. E parlandone con appunto Fabiana Bosco, la produttrice, ha fatto queste domande a Giulia, appunto, che è la cugina. E sono venute fuori delle cose molto molto interessanti rispetto al pensiero dei bambini, rispetto ai social, ma soprattutto di come vivono i social, cioè attaccati 24 ore su 24. E quindi abbiamo deciso di regalarle questa giornata e riportarla per un giorno negli anni 90, dove i telefoni non c'erano, per vedere, insomma, un po' come reagiva. Ed è stata un'esperienza molto carina, abbiamo quindi deciso di farne un documentario. No, infatti viene specificato appunto nel cortometraggio dove all'inizio Giulia era inconsapevole della conversazione che stava affrontando, quindi era, nel senso non della conversazione ma di essere ripresa ovviamente, ed era quindi assolutamente spontaneo, no? Tutto quello che abbiamo visto, le sue reazioni, le sue spiegazioni al riguardo. Ma quello che mi chiedevo era... Giulia in questo caso rappresenta un po' il bambino di oggi, quello che noi stiamo vivendo oggi, ma l'altra figura invece a chi possiamo, come possiamo definirla, la figura di questa ragazza che la prende per mano e l'accompagna e le dà una visione diversa. Per come la vedo io, sarebbe proprio la figura di noi trentenni, cioè proprio noi che li abbiamo vissuti gli anni 90. Quindi è un po' anche il senso del corto che in realtà si rivolge più ai trentenni che ai bambini, che giustamente non hanno il confronto come abbiamo noi. Ed è proprio questo il senso. Noi trentenni dovremmo un po' prendere per mano questi ragazzi e fargli vedere un altro mondo, che non vuol dire per forza migliore quello che viviamo noi, però diverso. E loro non la sanno questa differenza. No, infatti secondo me proprio il cuore del cortometraggio, e poi aiutami ovviamente a definirlo, sta un po' in questo, nel senso che un cambiamento, come dice ecco anche il titolo, Un mondo migliore, potrebbe esserci, non ritornando pienamente negli anni 90, perché poi è anche giusto che ci sia un corso delle epoche e diciamo, nella storia, però dare una visione diversa, no? E quindi in questo caso far capire che il mondo virtuale può esserci, perché comunque è innovazione, la tecnologia serve anche, ma con la giusta misura, no? Come tutte le cose, d'altronde tutti gli eccessi sono sbagliati, quindi questo commentario non vuole essere una critica ai social. In questo momento noi stiamo usando uno strumento tecnologico per comunicare che è utilissimo, quindi Sì, lungi da noi fare polemica,
Semplicemente esiste anche altro, a volte basterebbe un pochino, guarda, ti dico questa cosa, tra le varie cose che abbiamo fatto fare a Giulia, c'è stato il momento Crystal Ball che è stato delirante per noi della troupe, cioè, appena lei ha finito di riprendere noi ci siamo buttati sul Crystal Ball per giocare, se ci pensi era semplicemente scoppiare in una pallina di plastica, cioè, nulla di no, No, fantastico me lo ricordo e meraviglioso. anch'io, anche perché mi manca il Crystal Ball, quindi quando ho visto il cortometraggio ho detto no, anche io avrei voluto farlo, credimi. Quindi una semplicità, non so come, però siamo un po' rientrati anche noi negli anni 90 per un attimo. No, ma è stato semplice, ma anche i giochi che avete scelto, il giocare a campana, andare al parco, una giornata, la fotocamera, ovviamente, usa e getta, sono tutti piccoli dettagli che erano parte del nostro quotidiano, che non lo sono più, ovviamente. Quindi Giulia si è ritrovata a vivere una nostra giornata tipo, no? Quindi mi chiedevo qual è il messaggio che tu vorresti dare invece a questi ragazzi? Guarda, rispetto anche alle cose che ha raccontato Giulia, cioè il fatto magari di passare i pomeriggi insieme, entrambi al telefono, a giocare, no, a giochi virtuali, cioè vedendo lì, giocate insieme, parlate, che non è moralista o paternalista, ma proprio divertitevi insieme, cioè la compagnia, se continuate così. No, vi perdete tante cose, forse un po' questo è il messaggio. In realtà penso che più un messaggio non solo per i ragazzi, sia anche per noi adulti, che è un po' riportare loro alla realtà, quella reale, no? Quella virtuale, appunto, dire c'è qualcos'altro fuori, scopriamolo insieme. Probabilmente potrebbe essere, no, un modo di vedere questo cortometraggio, non solo un insegnamento per i ragazzi, ma un insegnamento anche per noi adulti, no? No, assolutamente, quello che dicevo un po' prima, sembra un documentario per bambini, in realtà è più un messaggio per gli adulti, io poi dico trentenni perché siamo proprio noi quelli che abbiamo vissuto gli anni 90, ma tutti gli adulti. Quello sì, di far vedere comunque cosa c'è oltre a un cellulare, un computer, un qualsiasi dispositivo elettronico. C'è altro, tanto altro da fare. Infatti, no, sono d'accordo. Quindi vogliamo lasciare anche un messaggio alla nostra giuria. Come sai, questo cortometraggio sarà valutato da 5.000 ragazzi e dobbiamo, insomma, in qualche modo lasciare una traccia, fare, diciamo, dovrà essere un po' di impatto per loro, no? Quindi che cosa vogliamo dire a questi giurati? Non siate troppo cattivi, sicuramente, no, che provassero anche loro a sperimentare una giornata così, perché no? Magari anche solo uno si diverte, però intanto questo è il messaggio dei documentari, chi fa questo lavoro, che anche se solo una persona cambia idea, hai già fatto tanto, quindi. Boh, provateci, lasciate un attimo il telefono a casa e provate a giocare. E Gerardino, io volevo chiederti anche come mai questa tua scelta invece di diventare una filmmaker, come mai hai questo, è un sogno oppure hai studiato per questo, da cosa nasce? Vabbè, io sono un amante del cinema da quando ero piccola, quindi io sì ho studiato, mi sono laureata alla Sapienza in spettacolo digitale, ho fatto due master in montaggio video, ho studiato fotografia, sì, lavoro come videomaker, ma faccio anche la fotografa, insomma, faccio vari lavori. E sì, assolutamente, ho studiato e lavoro così. E ovviamente aspirante regista non è facile, ma non ci si arrende.
Ma nulla è facile, quindi non bisogna rendersi mai quello che penso io. E va bene, hai qualcosa da aggiungere? Vorresti aggiungere qualcosa per tutti, per noi, per questi ragazzi, per il festival oppure... No, volevo giusto ringraziare e salutare Giulia, la nostra piccola protagonista, che è stata al gioco in questo esperimento, è stata bellissima perché è stata proprio trascinata nel vero senso della parola in un altro mondo. È stata molto brava, veramente. Sì, era brava ed era veramente felice, come insomma, poi l'avete vista. E sicuramente ringraziare tutta la troupe che ha lavorato con me e chiaramente un grazie speciale alla produttrice Fabiana Bosco della Oltre Project, che appunto vi saluta, ma per impegni lavorativi non può essere più con noi. Bene, grazie. No, grazie a te, veramente. È stato un piacere conoscerti. Anche per me, in bocca al lupo per il festival. Anche a te per il corto e per tutta la tua carriera artistica. Grazie, grazie mille. Ciao, buona giornata. Io mi chiamo Renato Giuliano, e ho 43 anni, sono di Piedimonte Matese, provincia di Caserta, Sì, lo e conosciamo. immaginavo, Marano, e da una ventina d'anni, più o meno, vivo qua a Bologna e mi occupo di cinema, quindi sono autore, sceneggiatore, regista, montatore, insomma, ho fatto un po' tutto il percorso delle maestranze. In realtà nasco, mi laureo in economia del turismo, quindi nasco con un altro percorso, poi appunto dopo la laurea invece sono andato a vivere a Roma dove ho studiato cinema, ho iniziato con le e adesso appunto qua a Bologna invece sono anni che produco, faccio le mie cose, quest'anno è in uscita al cinema il mio metraggio che uscirà il 23 novembre, eccetera, eccetera. Perfetto, ma da cosa nasce questa idea, diciamo, di questa tematica? Ci stavi lavorando da un po' di tempo o è nato quest'anno questo messaggio che vuoi inviare? Quello sulla democrazia, ma Sì, no, della democrazia. in realtà quello era un progetto un po' vecchio. Abbiamo fatto un po' di tempo fa aderendo proprio a una call, quindi a una chiamata dei documentaristi dell'Emilia Romagna, l'associazione DER, del quale sono iscritto, che appunto aveva bandito un progetto per parlare di cultura, cibo per l'anima. E quindi avevano chiamato e chiesto a una serie di autori, colleghi, di persone qua a Bologna, di rappresentare la necessità di cultura, che avevamo, insomma, fare un piccolo spot che fosse promozionale e parlasse ai giovani soprattutto della necessità di cultura, e nello specifico, insomma, io ho preso un po' questa deriva sulla democrazia perché mi piaceva un po' il pensiero di unire le due cose, no? Il messaggio è molto chiaro, dove non c'è cultura non c'è neanche la democrazia, se manca la cultura manca tutto, mancano le basi, non possiamo pretendere, aspirare a una società migliore, mancherà tutto, dove i nostri figli non studieranno, dove la cultura non sarà promossa, valorizzata, eccetera. No, di Spero di averti fatti risposto. la tematica da te scelta poi si è, come posso dire, è rivelata essere attualissima, no? Perché proprio 2 giorni fa, se, come ben sai, a Milano c'è stata una protesta da parte di tutti gli artisti, no? E durante Certo. questo lockdown abbiamo vissuto veramente un taglio forte in questo settore e quindi... Una paura soprattutto Solo un anche per taglio. quanto... Come? No, dico, non solo un taglio che comunque è già in essere da sempre nel nostro Sì, settore, questo infatti, purtroppo lo. ovviamente. Io dicevo Ma la cosa ulteriore. peggiore. Ecco, ma la cosa peggiore forse è stata addirittura la presa di coscienza, la consapevolezza di come del posto nella scala forse sociale, insomma,
che ricoprono i lavoratori dello spettacolo e della cultura, che forse è la cosa più imbarazzante, perché non è solo la cultura non è tanto considerata e concepita, ma proprio c'è un problema gravissimo che coinvolge migliaia, centinaia di migliaia, milioni di lavoratori dello spettacolo che non hanno avuto appunto in prima battuta il famoso bonus di marzo, aprile e maggio completamente considerati. E questo forse è una dichiarazione ancora peggiore dello stato di fatto, proprio della bassa considerazione, scarsa se non nulla considerazione che ha la cultura e chi prova a creare, a contribuire per la cultura. Questo è stato forse il vero effetto del lockdown. Sì, ma la mia domanda in realtà adesso è quanto veramente è stata capita, nel senso, quanta consapevolezza veramente è stata raggiunta ad oggi, perché noi stiamo parlando comunque di numeri che sono saliti e stiamo comunque parlando di un eventuale, non si sa, lockdown, un ulteriore, giusto? Una seconda ondata, stiamo affrontando le stesse problematiche di marzo. E di nuovo, a quanto pare, i cinema e i teatri sono stati comunque i primi ad essere nuovamente affetti da questo nuovo decreto, giusto? E soprattutto, cosa ne sarà, io mi domandavo, dell'educazione? Stiamo comunque andando incontro nuovamente ad una chiusura delle scuole, quindi questo, il tuo cortometraggio riprende un po' quello che è la situazione, no, al giorno d'oggi. Per questo dicevo, è breve ma efficace, perché parliamo di una tematica, sì, come dicevi tu, da anni ormai, non solo non c'era consapevolezza, solo che non era stato messo così, insomma, alla portata di tutti. Questa tematica, ma quello che io mi chiedo, quello che ti volevo chiedere era come pensi questa situazione possa essere risolta? Come possa essere risolta? Un problema un pochino forse più profondo, strutturale, cioè bisognerebbe lavorare e implementare veramente la didattica online, ma proprio svilupparla in maniera a 360, quindi non solo la didattica, però promuovere ogni forma di attività online. Quindi abbiamo provato anche qui, anche dall'Emilia-Romagna, a promuovere piattaforme di video on demand. Ci sono state iniziative per la promozione di film, cinema, documentari, tutto online, però insomma forse ancora non basta. L'unico modo però è correre ai ripari, insomma farseremo così. In un caso insomma comunque ci sarà di continuare a fruire, utilizzare cultura in maniera digitale. Comunque, no? Vuol dire che non siamo stati capaci proprio come gente, come popolo, insomma, ad adottare tutte le misure di contenimento. Questo è un po' il fallimento. Che quest'estate abbiamo riso, abbiamo scherzato, ah, tutti al mare, guarda, poi a settembre vedremo. E infatti a settembre l'abbiamo vista, a ottobre lo vediamo. Quindi il fallimento è che non siamo capaci anche in corso d'opera. Siamo arrivati a ottobre, abbiamo visto i casi aumentare, eppure c'è ancora i negazionisti, le manifestazioni di no Contro la mascherine, cioè mascherina, sì. io. Ma io mi Ecco, chiedevo questa è gente in realtà. che lo spot forse avrebbe dovuto vederlo 20 anni fa. No, Scusami. sono d'accordo con te, Renato, ma in realtà noi parliamo nel tuo cortometraggio di il messaggio è chiaro, dove non c'è cultura, non c'è democrazia. E soprattutto nella didascalia del corto è stato scritto che insomma, si fa riferimento alla televisione come mezzo odierno più utilizzato, no, per l'informazione. E qual è il tuo pensiero a riguardo? Quindi, secondo te l'utilizzo del televisore, ecco, viene visto in maniera negativa, quindi è sempre come posso dire, un affronto a quella che è la cultura reale, a La quello che sei vivo? problematica Sì. è che è molto pericoloso, è molto deviante, perché la televisione va bene, ma non può essere intanto l'unico modo di
di fare cultura, di ricevere cultura, di essere educati, è molto pericoloso perché è facilmente manipolabile. Io adesso, il mio film, il mio lungometraggio parla proprio di fake news e manipolazione dell'informazione. La televisione non può essere l'unico riferimento, perché è chiaro che ci sono tantissimi contenuti, da quelli un pochino più sani alla spazzatura completa. Dentro al cortometraggio, infatti, i riferimenti quali sono? Il bambino che gioca con la PlayStation Sì. e la mamma che è disinteressata mentre guarda il cellulare, spiega al marito: ma come? L'ha detto la televisione come fonte di verità assoluta. Invece questo è un pericolo, io non la vedo come assolutamente negativa, ma c'è il pericolo, non deve essere confusa come l'unica fonte, perché non lo è, è attendibile, basta cambiare canale. E a seconda dalla proprietà del canale avremo un'informazione che varia. Io non prendo parte, non giudico, non voglio dire quale canale sia giusto o sbagliato. No, però il problema è che bisogna avere un po' di lucidità mentale, ed è forse il ruolo dei Certo. genitori in questo caso di aiutare i ragazzi a capire le differenze nell'informazione e come possono ricercare un'informazione più accurata, più approfondita, più veritiera. Allora, ripeto, non è il nemico assoluto, ci lavoriamo con la televisione, anche in questo momento stiamo facendo, tra virgolette, televisione, quindi non è il nemico. No, Però di bisogna fatti è imparare a l'uso che se ne filtrare fa, le sì, sono d'accordo, informazioni. l'utilizzo che se ne fa di un mezzo, però quando noi parliamo di quando il papà sta sfogliando il dizionario e cerca appunto nella D, ed è completamente, la democrazia, giustamente cerca il termine democrazia, ma è completamente scomparsa la D, giusto? E quindi la mamma fa. Insomma, resta, come posso dire, inerme riguardo, diciamo, resta, non è che si interessa più di tanto, ecco, consapevole della cosa che mancasse la D, però non è che ne fa un affare di Stato, mentre il papà ci resta, resta attonito, no? Lei è già vittima. Sì, ecco, questo volevo, qual è la differenza tra i due genitori in questo Perché caso? la televisione le ha dato il verbo, le ha dato la verità, quindi lei è già una vittima, perché non è più in grado, si è talmente fatta assorbire, mangiare, realizzare la visione, che non riesce più a distinguere il giusto che è sbagliatura, così importante come il taglio della taglio Nessì, Sì. i libri. Lei si è normalizzata questa cosa come se niente fosse, perché il suo mentore, la TV, le ha detto che è normale. Quindi lei è già la vittima, è finita. Sì, Il lei aveva. bambino in mezzo ha ancora una possibilità, che è data proprio dal conflitto tra questa madre e questo padre e la nostra società. Riusciremo a fargli capire che la verità non sta nel videogioco, nella PlayStation, nella televisione. Il padre è il nostro barlume, è la luce, è la speranza, è qualcuno che ancora ha consapevolezza e ha visto il dramma. Vede questo dramma enorme perché non riesce a capacitarsene. Ovviamente la scena è grottesca, è volutamente grottesca, è esagerata, e c'è tutto lo sconforto di quest'uomo nell'apprendere che, insomma, stiamo andando in questa direzione. Cioè, se come cittadini, come uomini, come genitori, come figli, non combattiamo, non lottiamo in maniera attiva per difendere questa cultura, è chiaro che abbiamo ipotizzato un futuro grottesco, ma non è tanto lontano, perché piano piano ci toglieranno la democrazia in tutti i sensi, la democrazia vera, quella quotidiana, ci limiteranno il voto, ci limiteranno le nostre uscite, ci limiteranno tutto, perché la democrazia è tutto quello che ci sta intorno, ma se noi accettiamo ogni giorno che venga minata, venga attaccata, il rischio è che un giorno non ci sarà più democrazia veramente. No, ma infatti la mia domanda è proprio questa adesso, cioè noi stiamo parlando di mancanza di cultura e quindi mancanza di democrazia, ma la nostra democrazia, oltre alla cultura, parlo come proprio appunto il nostro paese, quindi l'Italia, cosa è venuto a mancare secondo te nella nostra democrazia? Mancare democrazia.
intanto ancora degli strumenti non completamente egualitari per tutti, proprio di accesso alla scuola. Insomma, ancora non ci sono veramente programmi che riescono a mantenere tutti gli studenti allo stesso livello, quindi integrazione tra studenti italiani e non italiani, bambini con strumenti diversi. Adesso c'è stato il lockdown, la didattica a distanza, non tutti i bambini avevano un computer a casa o avevano gli strumenti per utilizzarlo. Anche questo è qualcosa che mina il concetto di democrazia. Io faccio delle piattaforme online, ma non do l'accesso a tutti, perché tutti non sono in grado di avere quell'accesso. Allora alcune scuole hanno distribuito i computer, altre non ce l'hanno fatte. Questo, per esempio, è qualcosa che è stato assolutamente un problema e che speriamo che non torni a riproporsi. Adesso è il primo esempio che mi viene in mente, ma ancora non riusciamo a trattare veramente tutti e a garantire uguali diritti a tutti. Ricordiamoci appunto, ripeto, il tema dell'immigrazione, ma non è soltanto con gli stranieri, anche tra gli italiani, insomma, non tutti hanno lo stesso accesso agli stessi mezzi e servizi, credo. Sono pienamente d'accordo. Infatti, adesso il tuo cortometraggio comunque sarà valutato da una giuria di 5.000 ragazzi. Quindi stiamo parlando di giudici che dovrebbero sentire questa tematica pienamente, no? E quindi Ce l'auguriamo. mi chiedevo qual è l'impatto. Che tu, insomma, in che modo vuoi arrivare a questi ragazzi, alla loro educazione e. Guarda, io penso che insomma, il ruolo poi del cinema in tutte le sue forme, lunghe, brevi, corte, pubblicitarie, videoclip, il messaggio audiovisivo non deve mai essere retorico. Quindi vedi, anche il corto non attacca qualcuno o qualcosa in particolare, non dà una soluzione. Io non voglio dare soluzioni, io voglio innescare il pensiero, il ragionamento. È tutto lì. Quindi semplicemente vorrei che i ragazzi si svegliassero, riprendessero coscienza, consapevolezza del loro ruolo attivo, perché tu parli di 5.000 ragazzi, ma sono molti di più, no? Sono tutti ragazzi che sono attivi e hanno peso. I ragazzi non è che perché siete giovani e le loro idee non contano, anzi, e quindi imparare a capire che la cultura va difesa, che è un bene prezioso. Anche qui non è retorica, non è studiate perché poi da grandi farete un lavoro più bello. No, no, è studiate perché vi serve, studiate perché è importante per voi, studiate perché sennò, ragazzi, se non siete voi capaci di capire ciò che è vostro, ciò di cui avete bisogno, ciò che vi serve, ve lo toglieranno. Io non vi posso dire cosa vi tolgono, lo dovete scoprire voi, che vi tolgono persino il diritto alla democrazia. Se non state attenti, se dovete essere voi consapevoli, allora cos'è che vuole fare il corto? Vuole semplicemente aiutare a risvegliare la coscienza, a prendere consapevolezza. Tutto ciò che è cultura mi interessa, mi riguarda. Se c'è una mostra, se aprono il Palazzo Reale o chiudono i giardini, se succede qualsiasi cosa che coinvolge la città, l'Italia, quello che vi è intorno. Dalla pittura alla fotografia, l'arte, il cinema, lo spettacolo, la poesia, essere partecipi, consapevoli, fruire, mangiare cultura, cibarsi di cultura. Non soltanto vanno bene i videogames, vanno bene le televisioni, sì, gli spettacoli e i varietà, ma proviamo anche a interessarci anche ad altro, al dialogo, al dibattito, al saggio, alla narrativa, al teatro. Cinema, apriamo la testa, continuiamo a essere coscienti del mondo che ci circonda. Tutto qua. Belle queste parole, soprattutto da dire a studenti. E infatti, voglio dire, teatro, cinema, poesia possono anche essere mezzi d'espressione per gli studenti, non solo diciamo, materie da studiare, possono anche avere un loro coinvolgimento, insomma, attraverso Certo, delle ma sai, performance, loro possono imparare, no? A conoscere se stessi, ad esempio.
sempre come vengono passati questi concetti, perché insomma, voglio dire, anch'io come tutti abbiamo fatto le scuole, abbiamo studiato le medie, il liceo, le superiori, l'università, però io ricordo che al liceo non ero un grande amante dell'arte. Adesso non voglio dare colpe, però è quello, se aspettiamo che i professori ci insegnano l'arte, va bene, ma se noi ci rendiamo conto di che figata l'arte, di quanto è bella l'arte, non me lo deve dire il prof che l'arte è bella. Cavoli, abbiamo internet, abbiamo tutti i social network del mondo, possiamo navigare, controllare, guardare, scoprire che c'è una mostra. Non è una roba da vecchi andare a vedere una mostra. Io ci porto mio figlio e si diverte. Andare a teatro è un'esperienza bellissima, è sensoriale. Non ve lo È devono dire i vero. prof a scuola. Questo è il concetto principale. La fotografia, ragazzi, ma quale incanto! Andare a vedere una mostra di fotografia. Io non so quanti ragazzi oggi vanno a vedere le mie fotografie, ma sono di bellissimi, ci si perde la fantasia, l'immaginazione ed è cultura. Quindi è chiaro che bisognerebbe parlare non solo ai ragazzi, ma anche ai loro professori. Ma questo è un discorso Certo. ancora più complesso. No, hai Però è ragione, potremmo riuscire parlarne veramente. veramente per ore, però in realtà quello che credo sia fondamentale capire in questo momento del il tuo cortometraggio è essere un po' più come il papà e evitare di restare sul divano come la mamma con il cellulare, insomma, addormentarsi e pensare che la democrazia non sia mai esistita, così come del resto la cultura, no? Quindi, come dicevi tu, è ciparsi appunto, come dice anche il titolo del tuo cortometraggio, di quella che è la cultura e di farne nuovamente diciamo, Per parte l'anima. fondamentale dell'educazione. E Renato, veramente complimenti per il tuo lavoro, per il messaggio che hai voluto dare alla nostra giuria, ai nostri studenti. Io ti volevo chiedere se c'era qualcosa che ti andava di aggiungere, insomma, che volevi confrontarti con me, oppure per te sei stata abbastanza, insomma, esaustiva la nostra intervista. No, dai, penso di aver detto un po', ecco, le cose in cui credo veramente. Io do sempre questo consiglio ai ragazzi di interessarsi personalmente, Sì. di non lasciarsi dire le cose perché lo ha detto il prof italiano di storia, di scienze. Devo usare la testa, andare da soli. Devono prendere coscienza perché non devono aspettare che qualcuno gli dica ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Come ho detto prima, i giovani non sono stupidi. I Ecco. ragazzi sono intelligenti, sono svegli, però devono usare la testa. Quindi non limitarsi alla PlayStation, ad accettare, cioè se un genitore vi dice che va tutto bene stare alla PlayStation, dovete essere voi a domandarvi, ma è giusto? Che Ecco, svegliare la sì. coscienza vuol dire questo. Non aspettare che sia il prof a dire c'è una mostra. Informatevi, guardate quello che c'è intorno a voi, cercate di capire che tutto quello che fate è per voi stessi, è che arricchisce voi stessi, non bisogna accettare quello che succede e basta. Dai social networks, attenzione massima, cercare di filtrare e capire quello che ci stanno dicendo e farsi delle domande, non accettare mai nulla come un dogma, come la religione. È così e basta. Se un social network o un media, un giornale vi dice una cosa, fate una ricerca, cercate di sviluppare il vostro punto di vista su questo tema o su quell'altro, in modo che appunto salveremo la democrazia salvando la cultura. Questo è un po' lo slogan. Che manca un po' anche di curiosità, no? Questo È quello. un Ma po' perché non. le E che è menti sono. paradossale, no? Sì, E infatti tutta la dicevo. fantasia, la creatività, cioè siamo esposti a un bombardamento fantastico di informazioni, di possibilità, però spesso poi ci si blocca lì, no? Ci si imbavaglia su un unico sentiero, Facebook, Instagram, solo quello, solo tac, il selfie, va bene, divertente, certo, però ci sono cavoli, miliardi di altre cose da fare e da vedere e da sfruttare. Cioè io in Ma qualunque città, in perché qualunque paese.
Non ci sono associazioni, organizzazioni, cioè non dimentichiamo lo scambio personale, anche in questo periodo, anche con i lockdown, anche con tutte le limitazioni. Cavoli, mascherina e andare, non aver paura di fare le cose, perché sennò ragazzi regrediamo. No, c'è stato in realtà, proprio mi sono informata, adesso ho letto un articolo prima proprio di iniziare la nostra intervista, che c'è la paura adesso di iniziare nuove relazioni sia di amicizia sia d'amore, proprio perché si ha un po' più paura dell'altro dopo questa pandemia, si ha paura Terribile, proprio di... Sì, terribile, sono soprattutto d'accordo quando con te. penso ai piccoli veri, ai piccolissimi. Io ho un figlio in seconda elementare ed è una cosa che è spaventosa, perché quella è l'età in cui invece ci si gioca, ci si tocca, si sta a Sì, contatto uno dove con l'altro. scoprono proprio sì, con il tatto, con... E Sì, quindi hai questa cosa mi spaventa tantissimo, e allora ancora di più il nostro ruolo invece è essere un ottimo esempio. Quindi i primi che devono essere d'esempio siamo tutti noi, e mascherine dal naso al mento. Sono cose semplici, no? Ma sono cose semplici, Lo capito? so, Però ma non è veramente, poi tanto vedi. semplice. Il nostro presidente lo dice tutti i giorni che gli italiani ancora non hanno capito. Non ce la No. fanno, io non capisco perché. Cioè, arriva la gente in treno, il treno super affollato con il naso fuori. Bisognerebbe che i giovani facessero un tutorial, vedi, su YouTube su come indossare la mascherina, Ma probabilmente. qualcosa c'è, adesso iniziano ad esserci i meme divertenti, Sì, insomma, però non basta, non basta. è vero. Lo so, Renato, hai ragione. È vero, è giusto parlarne, ma è anche vero che ci sono tanti ragazzi al giorno d'oggi consapevoli e veramente che sanno come insomma, cibarsi di cultura. È anche vero questo, c'è da dire. E bisogna insomma capire quale va indirizzato sulla giusta strada e quale invece va arricchito, come va fatto fiorire, no? Un po' come se fosse, va annaffiato un po', però c'è già la materia prima di fondo. Quindi il ruolo dell'insegnante a volte è anche capire questa differenza e capire di lavorare in maniera differente su due, insomma, che studente si ha di fronte. Questo è quello che io penso. Grazie mille, Renato, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, in bocca al lupo per il Ciao. festival, per tutto. Grazie, anche a te per il tuo corto. Ciao.